Allora, a bordo di Arca, pochi minuti dopo l'arrivo a terra e dopo la fine della regata, Lorenzo Rufo Bressani, Stefano Spanghi Spangaro, neo sessantenne. Allora, il bilancio di questa regata, secondi, da defendere abbiamo ceduto il trofeo agli americani, Furio ha detto adesso è la Coppa America, è andata a New York Yacht Club, eh? Senti, tu sei arrivato all'ultimo, che regata è stata, quali sono stati un po' i momenti importanti? Beh, regata super emozionante, l'avete vista tutti, dopo anni che era, non dico scritto, ma molto facile il pronostico, questo è veramente difficile. Io di blu l'ho già visto, ma anche i ragazzi, anche Spanghi e Furio abbiamo visto l'altro anno in Sardegna, che con Bonacci eravamo molto prestanti, noi ma con vento avremmo avuto difficoltà. E primo lato diciamo che sembravano due one design, due monotipi, perché abbiamo fatto le prime 7-8 miglia praticamente a pari velocità. Più o meno noi predevamo, ma nella vela è sempre difficile, ma avevamo un po' previsto quel calo e quel giro di vento a destra, per cui la vela nostra era un po' più magra, alla fine avrebbe funzionato, cosa che stava facendo, stava succedendo, e purtroppo poi vabbè, si è rotto quel pezzetto della barca, il rullino del Cozero, per cui abbiamo perso dei metri, e però la regata era ancora aperta, era ancora aperta. Molto aperta, e quel secondo lato eravamo pari pari, non c'era chance sul passare, la nostra idea era mettersi paralleli nel lato verso Miramare sotto vento, diciamo sparando un po' nella velocità della nostra barca, e funzionava per i primi 4-5 minuti, eravamo praticamente più avanti da sottovento, poi il vento è andato a aumentare e là si sono invertite le parti, loro hanno un raddrizzamento molto più alto del nostro, e quindi da un po' sfavoriti con poco vento sono diventati un po' favoriti con aria, e quindi da lì dopo non avevamo grandi chance di sorpasso, ma senti, abbiamo visto, tu hai detto una cosa, noi eravamo un po' troppo invelati, no? Cioè col vento forte andavamo un po' in difficoltà, avete provato tanto prima, siete arrivati, avete fatto quasi tutto il percorso, l'abbiamo visto, siete tornati che avevate una mano di terzaroli, sì. Poco prima della partenza l'avete tolta quella mano lì, sì. Forse era meglio tenerla o non c'entra niente? No. In quel racing là è stata fatta una chiamata giusta, anzi se no saremmo stati sotto invelati in quel racing là. Tanto è vero che poi l'abbiamo ridata nella virata sotto il castello di Miramar, e anche lì la chiamata era giusta perché era 25 fissi, abbiamo navigato al meglio del nostro assetto, quindi le chiamate, ti dico, delle vele sono state tutte giuste. Abbiamo avuto appunto, come dice Rufo, la sfortuna del fitting, se no se riusciamo a passare, e riusciamo a passare lì la prima boa, per loro diventa molto più complicato poi passarci. Senti, è strano dire, sentir dire Rufo, hanno loro un miglior raddrizzamento, questa è una barca con la canting keel, com'è possibile che hanno un raddrizzamento migliore? Beh, perché queste barche qua all'epoca, stiamo parlando che c'hanno 20 anni di gap di designer, queste erano barche comunque strette e lunghe, e il raddrizzamento è dato tutto dalla chiglia, lui ha un sacco di forma, un metro e mezzo, quasi 7 metri di larghezza quella barca lì, quindi io ho visto il suo certificato, ha un RM che è quasi il doppio del nostro, quindi di conseguenza è una barca potente per queste condizioni. Spanghi, tu sei insomma uno dei papà proprio di questa barca, la senti come una cosa tua, com'era lo spirito a bordo all'arrivo, cioè il fatto di cedere il trofeo però col grande onore che avete avuto e anche quando vi siete incontrati? Diciamo, a me, quasi una lacrimuccia mi è scesa, mi è sentito, non ho capito se era uno spruzzo esterno oppure di mio, comunque abbiamo lottato fino all'ultimo, quindi sono orgoglioso di comunque aver fatto un buon secondo, perché non abbiamo lasciato nulla al caso, non abbiamo mollato fino alla fine. Quindi nulla al caso, mai mollare. Grazie Rufo Bressani e grazie Stefano Spanghi. Buon lavoro ragazzi, a presto, ciao. Grazie.